Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beato voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Beati voi poveri. In questo brano del Vangelo di Luca, Gesù si rivolge direttamente ai discepoli chiamandoli beati perché sono poveri e perché possiedono il regno di Dio. È utile sottolineare questa caratteristica di Luca perché Gesù riconosce che sono soprattutto i poveri, gli afflitti, i bisognosi, quelli che lo ascoltano e lo accolgono. Viceversa, coloro che sono ricchi e si sentono pieni di se stessi e cercano conforto nei beni materiali non riescono a comprendere ed accogliere Gesù, escludendosi così dalla beatitudine della grazia di Dio. Notiamo che è in Gesù che si realizza la profezia di Isaia: «Lo Spirito del Signore mi ha consacrato per portare ai poveri lieto annuncio e inaugurare il tempo di grazia del Signore». La beatitudine non consiste nell'essere poveri, ma nel partecipare alla grazia di Dio, ai doni che Egli ci dà. Gesù non ci nasconde le difficoltà che la povertà comporta, aver fame ed essere nel dolore. Anzi, evidenzia la discriminazione che il cristiano dovrà subire. Queste difficoltà esistono anche oggi, ma Gesù ci invita ad alzare lo sguardo verso Dio Padre. Egli è e sarà la nostra ricompensa. Invece coloro che confidano nelle ricchezze terrene non riescono a vedere e gustare la presenza di Gesù. È questa la loro rovina.